e vedo che però la considerazione, insomma, che ha all'interno della società non è di quelli da tenere. Secondo te è giusto o è sbagliato? Adesso si parla comunque di Greco come possibile giocatore del Lecce, insomma, quindi Esattamente. bisognerà vedere anche lì l'eventuale formula di cessione del giocatore, se sarà dato comunque in comproprietà o se sarà dato in prestito con diritto di riscatto, insomma, adesso bisognerà vedere questo. Per il resto sono d'accordo con te, insomma, cioè, Greco secondo me ha meritato. Anche in una stagione con insomma, negativa come quella dello scorso anno della Roma, insomma, meritava comunque una certa considerazione. E direi che tra quelli che sono i centrocampisti che probabilmente non vengono considerati, insomma, lui invece ha bisogno e penso che meriti invece una maggiore stima. Io penso che probabilmente la cosa derivi anche dal fatto che lui voglia giocare. E probabilmente invece in questa, anche nella nuova Roma si troverebbe con le porte abbastanza chiuse, almeno per quello che riguarda l'essere titolare, quindi avere maggiori possibilità di potersi esprimere in un'altra squadra, magari da titolare. Ecco, questa può essere una buona opportunità per lui. Ecco, mi auguro che la Roma comunque non lo perda. Ecco, almeno questo. Vabbè, però Sai poi che non. c'è di strano però Greco una cosa? Io sono d'accordo con Marcello, il giocatore ci ha sorpreso tutti quest'anno, non lo si conosceva poco, l'anno scorso non sono riusciti a dargli in prestito in B al Pescara di Francesco e poi dopo ci siamo trovati tra le mani un giocatore forte, tecnico, anche con una dose importante di personalità. Per un numero ristretto di partite, 10, cioè lui già le ultime con Ranieri, le ultime 2-3 non ha giocato più. Montella non l'ha visto mai, mai, assolutamente. Prima non è stato visto mai, la società sembra non vederlo molto, Luis Enrique sembra non puntarci, ci punta solo Di Francesco. Qualche cosa, comunque qualche Sì, dubbio, molto strana, è perché una vicenda sai, lui strana. dopo le partite dell'anno scorso, capisco magari Di Francesco che ci può avere un feticcio particolare per Greco, ma nessun altro è interessato. Vabbè. Zero? Strano. Allora, dobbiamo parlare anche un po' della Lazio. Dunque, sembrerebbe che Cissé, caro maestro Renga, sia in arrivo. Allora, leggo che potrebbe prendere un quadriennale da 2 milioni l'anno e quando diciamo 2 milioni l'anno diciamo 4 perché parliamo di netti, no? Allora, siccome Zárate ha costituito all'interno della Lazio un motivo di disagio proprio in virtù dell'ingaggio, no? Perché era l'unico che usciva dal plafond di lottizzazione. Hai Due e capito? mezzo più altro. Hai capito? Più Adesso altro. ne arriverebbe, usiamo il condizionale, un altro che andrebbe, no, come dire, a disequilibrare un discorso di armonia. Questo può essere un handicap per la Lazio? Ma io penso che la Lazio quest'anno abbia una scelta precisa, cioè di prendere giocatori stagionati, ma di sicuro rendimento. Cioè giocatori anche da derby, ci sei un giocatore da derby, ve lo ricordate contro la Roma, ancora non l'ha preso, però ancora non è arrivato. No, Quindi, però però da diciamo che quanto se questo è leggiamo, sì, l'orientamento, sì. l'orientamento è questo, l'orientamento è questo. E sai, prende i giocatori, anche Klose è un ragazzino, sta prendendo tutti i giocatori molto molto esperti per giocare bene oggi, quindi evidentemente lo Tito o sta cercando di riappacificarsi con i tifosi per dare risultati immediati, è una squadra da risultati immediati, ma se non ottieni quest'anno sono problemi, No, perciò al di là dei soldi di ma io Cissé, parlo di quello che no, volevo dire al di là dei soldi di Cissé, Cissé per la Lazio sarebbe un giocatore importantissimo Sì. perché è un giocatore di carattere, il giocatore esperto, perché quanti anni ha? 29, 30, qualcosa del 29, 20 genere, sembra ha grande 29. esperienza anche internazionale e quindi diventerebbe il leader, subito il leader offensivo della Lazio. Questo anche i compagni lo sanno, quindi magari starebbero zitti. È un bel nome, Cissé, attenzione. Non è un ragazzino come nel caso di Zárate, no? Che dicevo, zio, hanno dato tutti questi soldi a un ragazzino che ancora non si sa bene cosa Ecco, sia. questo per Questo esempio è vero, sì, arriva certo. uno solido, arriva uno solido. Io però insisto, il problema della Lazio è che tu dai questa macchina potente, molto potente, ma è una macchina datata, con un'età pesante. E come progetto non mi sembra strepitoso, mi sembra che pensino più all'oggi che al domani. Se poi Roberto, scusami, la Lazio si sta scavando la fossa da sola, perché fossa sportivamente parlando, perché oggi tutto buono, buono Cissé, buono Klose, parte tutte e due, in due fanno 8 milioni di euro all'anno di ingaggio, ma tra 3 anni? Da 3 anni sono Ma due infatti, giocatori vecchi spremuti, forse no, ma Klose lo è già. Sì, anche prima, cioè, esiste un contratto di 4 anni.
Cioè, si sei uno che ha avuto 1700 problemi fisici, 1700, che gli hanno impedito di avere risultati subito, Patrick. Ho capito, però cerca qualcosa immediatamente. E dopodiché, ma Correia è in grado di ottenere quel qualcosa immediatamente? Ma io ti dico, se l'allenatore è in grado di ottenerli? Io, ragazzi, io dico che i dubbi ci sono, l'esperienza è moltissima. Io preferisco come idea di calcio un'altra, questo non l'ho mai nascosto, quindi non è che sto criticando la Lazio. La Lazio ha fatto questa scelta che non è... A me piace stare sui giovani, a me se mi dici punto su Bertolacci sono molto più contento che mi dici punto su Klose, per dire. E quando io sento i giovani sono molto più contento, perché comunque il futuro è loro, Verre, ma magari ragazzi, un ragazzino del 94, ma magari giocasse, Ecco, senti, però ricordiamoci sempre che bisogna volerci bene a tutti. Ovviamente, senti Carlo, ritornando alla Roma, allora sembrerebbe che vi sia la possibilità di un nuovo sponsor tecnico che dovrebbe essere, la Nike, questa è nella volontà degli americani. Io ho visto peraltro le maglie nuove, questa è una roba che si materializza, bene, ho visto le nuove maglie, la nuova divisa della Roma e devo dire che è decisamente sindacabile. Questo da parte mia. Sindacabile è un bel aggettivo. Ecco, è un bel aggettivo. Ecco, appunto. Che ne pensi? Che ne pensi? Dica brutta, tu? Dai, dica brutta. Ma neanche bene. Tra l'altro, quella blu sembra quella proprio del Verona, perché c'è blu e gialla che non capisco dove sta. Il rosso. Colori della Roma dove sono? Appunto, invece appunto, quella nera, bella. Sì, vabbè, però almeno lì c'è un po' di giallo rosso, c'è. Ma insomma, su quella blu. Il rosso non c'è per niente, insomma. Quindi non so chi è che abbia avuto questa splendida idea. Per il resto, per quello che riguarda lo sponsor tecnico, bisognerà vedere, insomma, lì devi rescindere comunque un contratto che è un contratto anche abbastanza pesante. Insomma, quanto tempo dura ancora, Carlo, il contratto con la roba di K? Questo dura... Che tu sappia. Io sono che era di diversi anni. Almeno un paio d'anni sicuro, ragazzi. Ma forse lui Marcello, più, come fai a interromperlo? Forse qualcosa anche in più, Io penso che lì ci sarebbero delle penali pesantissime. Comunque magari ne sapremo qualcosa di più quando si materializzerà il fantasma di Benedetto. Beh, ma no, certo. Non sono ancora fantasmi, non si materializza il fantasma, quindi sapremo qualcosa. Allora, dura fino al 2017, speriamo che... Infatti io sapevo che erano di 6 o 7 anni. 2017, a parte che l'ectoplasma di Di Benedetto in settimana comunque dovrebbe prendere corpo apposta, ma il problema è che comunque intervenite sulle robe di K. Allora, siccome dovranno stare ancora 5 anni, no? Ecco, intervenite, voglio dire, uno stilista, che ne so, qualcuno che gli dice: guardate, queste robe qua non si possono fare, fare qualcosa di diverso. Quella dello scudetto era bella. Ma qui, ragazzi, bastano i tecnici che ci sono, perché mica è gente che di mestiere. No, a parte che no, io immagino che tecnicamente la roba di K sia all'avanguardia, tecnicamente. Ma no, però uno basta che dice: guarda, i colori non c'è, non ecco, li gradi, bravo, l'estetica. C'è il giallo rosso, che è comodo, no? Se farvi una domanda? Dalla Gazzetta dello Sport, pagina 22. Oggi cioè, la vocetta isterica, come oggi... un femminello... Sai che Marcello, sono le 11.01, sai che diventi isterica quando siamo in zona GR. Volevo sapere se ne sapete qualcosa. Dicevo, la Gazzetta dello Sport oggi, a causa dell'aumento del prezzo di copertina, esce senza le bella firme. Bella storia quella, volevo parlarne anch'io. E via, però vi chiedo su questo. Piccolo inciso, scrivo, questo è l'articolo sulla Roma, credo sarà Occatapano Cecchini. Piccolo inciso sulla comunicazione della Roma, sta vivendo giornate particolari. L'ultima è che Unicredit ha chiesto di inserire nei ranghi il capo del suo ufficio stampa, Renato Vichi. Urge qualche chiarimento. Mancavano gli addetti alla comunicazione, perché ci sono quelli dell'Open Gate, è rimasta Elena. Giustamente è arrivato un grande professionista come Daniele, certo. Adesso ne mancavano. Per cui sì. Va bene. Ragazzi, qui quando è il discorso, ricordatevi la frase di Ranieri, no? Che tutti c'è troppa gente. E ci deve essere uno che decide, perché se sono in due, dice io voglio il mio, l'altro vuole il suo. Vi ricordate mezza Roma, Sensi? Sì. Ognuno c'aveva il suo direttore sportivo. C'è una persona. Ma dico detta le comunicazioni, una. C'è già, è Daniele che va bene.
Posso parlare solo un attimo di quella vicenda della Gazzetta, che è molto importante. La Gazzetta ha deciso di saltare da €1 a €1,20 e il comitato di redazione ha protestato. Ha protestato perché dice già la società editrice ha fatto i perfezionamenti, che come sapete non l'ha fatti solo la Gazzetta, l'hanno fatto tutti i giornali italiani, dichiarando uno stato di crisi fittizio. E quindi sono i attenzione a quello che dice il Metre, è stato di crisi fittizio. Certo, alcuni giornali se la passano benissimo, quindi guadagnano di più, gli editori vogliono guadagnare di più e quindi mandano in pensione quelli che guadagnano di più, perché sono quelli dai 55 in su, eccetera. Sì, sì. Per mandarli in pensione devi dichiarare lo stato di crisi. E questo dice la redazione. Già avete fatto questo, adesso aumentate anche il prezzo. E tutto questo va sulle spalle dei redattori, che quindi protestano, e sulle spalle dei cittadini italiani, che in questo momento anche i 20 centesimi per un cittadino italiano. No? È encomiabile il comitato di redazione della Gazzetta dello Sport. Non c'è una firma. Sta morendo la carta stampata, quello è il problema. Come io personalmente ho fatto i complimenti al direttore, come per l'ordine dei giornalisti, al direttore Andrea Monti, per la presa di posizione che ha avuto nella vicenda Moratti. Quando Moratti ha detto non leggerò più la Gazzetta dello Sport. Certo. No, perché invece hanno avuto una risposta perfetta, non cattiva, perfetta. Questa vicenda dell'aumento che passa sopra la testa del direttore, ovviamente, invece secondo me hanno ragione i redattori. Assolutamente sì. Va bene. Allora, amici, all'ascolto, ovviamente, io vi ricordo sempre, non ve ne sarebbe di bisogno, ma ripetita Juvent, che il discorso del calcio sui 99.8 di Radio Yes continua alle 13.30 con A tutto campo di Patrick von Bruck e gli opinionisti, due li ascoltate il mattino, che sono Roberto Renghe e Carlo Zampa, che popolano questo importante pomeriggio sportivo nelle persone di Rino Tommasi, di Cesari, di Carlo Lazzotti, di Antonio Felici, Emanuele Pardo e Pierluigi Pardo, insomma tutto quel bel parterre che ci accompagna fino alle 4.30. Quindi l'appuntamento per voi è oggi alle 13.30, per quanto ci riguarda domani mattina alle 10. Alle 10.30, un abbraccio a voi tutti. Buona settimana. Buona giornata, ciao. Eric, a me non forza Roma. Forza Roma. Eric. Ragazzi, piano. Con calma, avanti, con calma. Pronto? Siamo messi tutti avanti. Forza Roma. Ok. È un sogno. Forza Roma. Questo di più non dice, di più non fa. Ti è piaciuto l'Olimpico? Basta. Sei contento? Sì, contento. Muy bien. Forza Roma. È bella Roma? Forza Roma.